Allora, io mi chiamo Franco Fazio, faccio solo i saluti del sindaco perché stamattina mi ha chiamato che era impossibilitato a venire e in realtà sono pure consigliere del GAL, quindi siamo dei padroni di casa. Questo convegno per noi è molto importante, siamo tutti tecnici più o meno perché anche il pubblico sono delle persone interessate a questa ripresa, speriamo, del castagno dopo 10 anni di fermo. Quindi tutti quanti ci stiamo credendo, l'ARSA è stata fortemente interessata a questa nostra problematica che ha dato pane ai nostri antenati e quindi crediamo che dall'anno scorso e da quest'anno e a seguire il castagno sarà preso in considerazione in tutte le sedi opportune, sia in termini di sperimentazioni, quindi sono state coinvolte delle università, ripeto l'ARSA che è in prima fila, e poi ci sono le istituzioni tipo la Regione, tipo il GAL, che si impegnano a fare di tutto affinché siano fatti dei progetti ad hoc per portare questo tipo di produzione di nuovo nei regimi che era negli anni precedenti. Quindi ringrazio l'ARSA perché ha coinvolto l'Università di Torino che a livello nazionale è leader adesso nella castanicoltura per la sperimentazione di nuove cultivar, ma più che di cultivar di porta innesti per le cultivar. Quindi questo ce lo dirà dopo il professor Beccaro che sta per salire, sta salendo da Lamezia. E quindi io ringrazio tutti. Vi saluto da parte del sindaco e dal presidente Esposito del GAL. Grazie. Allora, grazie sicuramente al comune di Soveria Mannelli che ci ha ospitato, ci ha messo a disposizione questa sala e noi non siamo grandi esperti per far funzionare tutte queste cose, però ci siamo organizzati sperando che riusciamo lo stesso a presentare in maniera dignitosa insomma, i nostri lavori. E passo la parola al mio collega dottor Marcello Bruno che farà da moderatore a questo incontro. Buonasera a tutti, si ringrazia il Comune di Soveria Mannelli per l'ospitalità e si ringrazia l'associazione telematica liberitv.tv e l'associazione culturale Fiore di Lino per la registrazione audio-video di questo evento. Si ricorda che tutto il materiale sarà fruibile sui siti www.liberi.tv e www.soveria.it nonché sul canale YouTube Liberi.tv. Allora, io in questo momento rappresento anche l'ARSAC perché il nostro direttore generale, che da poco ha avuto un intervento, doveva essere presente, ma era febbricitante e non ha potuto partecipare. Quindi porto i saluti soprattutto al nostro direttore generale dell'ARSAC, il dottore Bruno Maiolo. Allora, iniziamo i lavori e tra i saluti è doveroso pretendere che presente l'avvocato Rodolfo Elia, dirigente del settore sede del Dipartimento dell'Agricoltura, che rimane a questo nella punto parte dei saluti, nella parte dei saluti rimane pretende l'istituzione che ci rappresenta stasera e che dà il benvenuto a tutti voi. Grazie. Grazie per la presentazione. Un saluto a tutti i presenti, grazie per essere intervenuti. Giovinazzo che per motivi personali non è potuto essere presente. Volevo ringraziare il direttore dell'ASCA per avermi invitato in questo convegno. Ebbene, la regione Calabria ha affidato all'ARSAC la realizzazione di due progetti, uno meno importante di 67.000 euro, l'altro da 500.000 euro, relativo appunto alla salvaguardia della biodiversità vegetale e animale e nell'ambito di questo progetto è stato previsto anche un sistema di vigilanza sulle aziende biologiche calabresi. Qual è l'obiettivo principale di questo progetto? L'obiettivo principale è quello di promuovere la diffusione di azioni finalizzate alla riduzione della perdita di biodiversità agraria con particolare riferimento alla salvaguardia delle specie vegetali e delle razze. Per fare ciò, nell'ambito di questo progetto, sono state previste una serie di azioni. Ovviamente, come ben sapete, per chi non lo sa,
la Regione Calabria si è dotata di una legge, la numero 14 del 2018, che si inserisce nel quadro nazionale della, con questo, della legge, diciamo, nazionale sulla biodiversità agraria, la numero 194 del 2015. Le azioni che sono previste nell'ambito di questo progetto sono censimento della specie a rischio erosione, si è svolta una prima fase di catalogazione e mappatura presso gli agricoltori, un'azione di recupero e conservazione, sono state reperite una serie di risorse genetiche digitali in un ambito di interesse agrario a rischio di erosione genetica e scomparsa sul territorio regionale, ad avviato alcuni centri sperimentali dell'ASPI e campi di conservazione. Un'altra azione importante è quella della caratterizzazione agronomica, genetica e storica. Sono stati fatti dei rilievi morfologici, genetici e ricerche storiche, comprovando appunto l'esistenza della regione da almeno 50 anni. Infine c'è un'ultima azione, quella della divulgazione e diffusione della biodiversità presso gli agricoltori custodi. Naturalmente è previsto anche il coinvolgimento dei giovani, quindi scuole, istituti superiori, delle collettività, per aumentare appunto la consapevolezza e mantenere la memoria. Perciò è stato previsto anche, no, mi pare, la realizzazione di un portale della biodiversità su cui veicolare e divulgare tutte le attività previste del progetto. Detto ciò, se mi consentite, vorrei fare una riflessione, perché no, nell'ambito dei saluti penso che sia troppo, diciamo, rispetto. Io devo dire che sono nato in un paese di montagna, dove tra l'altro si trova un castagno secolare, il castagno del cielo, denominato così per la sua chioma rivolta al cielo, per l'ampia circonferenza, no? La pianta monumentale. Al secondo posto in Italia, insomma, sì, forse dopo quella dei 100 cavalli, quella che è sull'Etna, sì. E non c'è anche un museo della castagna, quindi, meno male, insomma, conosco un po' la materia, mi interessa, diciamo, mi piacciono anche le castagne. E ricordo che il processo di, ricordo benissimo anche quando ciò, diciamo, e ricordo che il processo appunto di produzione, di commercializzazione delle castagne negli anni passati costituiva un aspetto importante nel tessuto, diciamo, sociale, perché dava un aiuto economico anche a famiglie, diciamo, di difficoltà. Ho appreso per esempio anche dai racconti di mia nonna che insomma, durante la seconda guerra mondiale, qualche anno dopo, molte, diciamo, famiglie mangiavano il pane fatto con la farina di castagno, il cosiddetto pane dei poveri, che costituiva allora un bene di necessità, oggi invece rappresenta, vogliamo dire, un ospizio, no? Per molti. E tutto questo nella società attuale sta avvenendo meno perché noto l'abbandono, cioè molti castagnetti sono abbandonati, per cui la materia richiede un intervento, diciamo, seri interventi da parte delle istituzioni, da parte di tutti i soggetti coinvolti, interventi che dovrebbero prevedere maggiori risorse, no? Investimenti per il recupero, la conservazione, la valorizzazione del patrimonio cartonicolo in Calabria. Proprio per cercare di offrire un prodotto di qualità per essere competitivo sul mercato. Ciò, come dire, potrebbe suscitare, perché no, anche l'interesse dei giovani, no? Di intraprendere una attività agricola, una propria attività agricola nel settore. Che dire, il tema di oggi è incentrato sul concetto di biodiversità, tradizione e innovazione. Come detto prima, a me le castagne piacciono secondo l'uso tradizionale, mi piacciono le castagne rosse, mi piacciono le castagne al forno, le castagne bollite. Quindi secondo me l'uso tradizionale va conservato, va valorizzato, proprio perché fa parte della nostra cultura. Però guardo con gusto anche al marron glacé, lo guardo soltanto, diciamo.
penso che appunto oggi su tutto l'aspetto invece dell'innovazione si parlerà molto di tecniche di produzione, no? Alle quali naturalmente presterò attenzione. Per quanto riguarda invece il concetto di biodiversità, una parola che è composta da, deriva diciamo dal greco, no? Bios, che significa vita, e dal latino diversitas, che significa differenza. In altri termini può essere definita la varietà della vita, quindi la varietà della specie. E pertanto a mio parere la conservazione, ci concludo sennò poi veramente mi dilungo, la conservazione, o meglio il processo di conservazione, di protezione delle specie, non può non interessare anche il processo biologico, perché ciò sia quello strumento che comunque ci permette di ottenere produzioni alimentari in modo sano. Pertanto, qui concludo, in un ragionamento molto di ampio raggio che comprenda anche altri prodotti, la cura di questi processi sicuramente, senza dubbio alcuno, migliorerà il nostro stile di vita a salvaguardia naturalmente della nostra salute. Grazie. Il professore Mafica è un esperto di frutticoltura e sta lavorando molto anche sul castagno. Lavora sul fico, sul castagno, ma anche sull'olivicoltura e altri frutti di questa regione. Ed è impegnato anche nel nostro discorso di salvaguardia della diversità agricola. Allora, l'avvocato Elia ha citato la legge, una legge che è arrivata l'anno scorso dopo un lungo percorso. Considerate che la legge sulla diversità agraria, che era stata già praticamente dal gruppo ARSAC presa e proposta nel 2009, praticamente è approdata dopo circa 10 anni praticamente finalmente in seno al Consiglio regionale. Due legislature sono passate che sono andate deserte, questa legislatura l'ha accolta ed è stata approvata. Ora è stato approvato anche il regolamento interno, manca il funzionamento della commissione, ma dovrebbe essere nominata da qui a breve tutto al più nel nuovo anno. E quindi è finito un percorso legislativo che è durato appunto molti anni. Considerate che, giusto per dire, vi do una pillola informativa, il Comitato della Diversità Biologica, che nacque nel 1993 a livello globale, praticamente approdò nella FAO praticamente nel 2003, quindi dopo 10 anni, dal 93 al 2003, si costituì il gruppo FAO praticamente sulle risorse fitogenetiche, e da lì nel 2004 venne firmato il trattato della FAO sulle salvaguardie delle risorse fitogenetiche da 116 paesi, compresa l'Europa, e ratificata a tutti i paesi. Solo praticamente successivamente al 2004 lo Stato italiano, praticamente con dei regolamenti, non con una legge, con dei regolamenti, fece praticamente proprio il trattato della FAO e lo delegò alle regioni, non uscì con un provvedimento legislativo, lo delegò direttamente alle regioni. Dal 2005, dal 2006 iniziarono un fiorire di leggi regionali, la prima fu più quella dell'Emilia Romagna, che pretende, da cui poi presero spunto tutte le altre leggi, anche la nostra. La nostra legge, che arriva dopo il provvedimento legislativo nazionale, la 194 del 2015, che il governo italiano dovette praticamente predisporre e approvare, perché in Expo la salvaguardia della biodiversità era un argomento, un tema cogente di base. E quindi di conseguenza a dicembre del 2015 il governo si dotò della legge nazionale. Nel frattempo erano nate anche le linee guida per indirizzare tutte le regioni verso un lavoro comune, un lavoro unico. E noi come gruppo ARSAC, grazie al progetto di cui ha parlato l'avvocato Elia sulla salvaguardia vegetale e animale, adottiamo le linee guida di descrizione delle specie vegetali e animali. Difatti, nell'anno che è passato, dal 2018 fino adesso, siamo ripartiti con il censimento che era stato già fatto nel 2006, tra il 2006 e il 2009. E chiaramente siamo ripartiti con un'ottica diversa, perché chiaramente adesso allora non c'erano le linee guida, le schede tecniche delle linee guida, ora stiamo operando con le linee guida. Quindi la legge
si basa su tre fondamenti, pretende che sono chiaramente la biodiversità vegetale e animale, le specie, pretende quindi le razze che a rischio estinzione, a rischio di lesione genetica, gli agricoltori custodi e le comunità del cibo. Questi sono i tre pilastri, cioè tutte e tre sono a cascata, il castagno noi lo riteniamo una biodiversità matura, che lo vedete, noi praticamente anche su quel tavolo abbiamo 30 varietà di castagno diverse collezionate nel campo di Sersale, e c'è praticamente una viva attività di agricoltori custodi in tutta la regione. Voi considerate qui presente, c'è un giovane che viene, faccio l'esempio, Sandina Mendola, che ha portato la sua castagna, la sua biodiversità di Mendicino, che è la varietà Arturo, che è solo in quell'area praticamente. Ecco, come vedete c'è un fiorire, un fervore di agricoltori custodi, e che praticamente poi annualmente, quando la specie vegetale, l'agricoltore custode, si incontra con la collettività, dà luogo alla comunità del cibo. E difatti le comunità del cibo del castagno sono tutte quelle sagre, poi ce l'avete proprio nella definizione, però tutte le sagre che si fanno in tutta la regione annualmente sono delle piccole comunità del cibo. E queste andrebbero messe in rete, secondo la legge andrebbero messe in rete, e creare una comunità del cibo sul castagno regionale. E il convegno di questa sera abbraccia questo percorso anche previsto dalla legge. Allora, noi chiaramente il tema principale è appunto la biodiversità, anche nei numeri, perché la dottoressa Castellotti adesso ci farà un quadro di quello che è la castanicoltura in questo momento nella nostra regione. Seguiranno poi gli interventi della dottoressa Scalzo anche sugli aspetti fitosanitari, di quello che è stato in quest'ultimo decennio la castanicoltura anche dal punto di vista sanitario. Il collega Scalise, che sta salendo, ci parlerà della biodiversità castanicola, che lui stesso custodisce da anni e che è curatore anche del famoso castagno del cielo, perché è uno dei restauratori, che lo tiene in vita. E poi in ultimo la domanda, che più che un intervento è la domanda nostra al professore Beccaro, che viene da Torino, è quella: può coesistere la biodiversità, le tradizioni con l'innovazione? Il professore Beccaro alla fine ci risponderà su questa domanda e sarà l'oggetto del suo intervento. Quindi passo subito la parola alla dottoressa Castellotti del CREA. Se potete chiudere le luci, così se ne va meglio, solo con queste luci di questo Buonasera a tutti, sono Tatiana Castellotti e sono ricercatrice al Centro di Ricerca di Politiche e Bioeconomia del CREA. Oggi vi farò una carrellata sulla castanicoltura da frutto in Italia e in Calabria, per avere un'idea dei numeri della castanicoltura, sia a livello nazionale che nella nostra regione. Ringrazio l'ARSAC per avermi invitata, e ringrazio l'ARSAC sempre per l'impegno profuso a difesa della castanicoltura, e in particolare Vincenzina, che è reverente del Ministero anche per la lotta al cinipide galligino del castagno, e che fisicamente va nei castagneti, è andata nei castagneti calabresi anche a sostenere psicologicamente i castanicoltori in un momento difficile. Ci dovrei riuscire. Ecco la rotellina. Ecco qua. Allora, questo è il grafico che ci indica l'evoluzione della castanicoltura da frutto in Italia dal 70 al 2017. Allora, abbiamo sicuramente un andamento decrescente, sono cambiati gli stili di vita, sono cambiati i consumi, è cambiata la montagna, si è spopolata, e quindi la castanicoltura ha sofferto perché è stata abbandonata la montagna, e quindi sono stati abbandonati anche i castagneti, e quindi anche la produzione, aziende e superfici di aziende con castagneto da frutto sono diminuite. Dal 70 al 2010 c'è stata una riduzione del 77% delle aziende e del 64% della superficie investita, e negli ultimi sei anni, 2010-2016, c'è stata una riduzione del 41% delle aziende e del 25% della superficie, quindi la riduzione di aziende e superficie continua. Hopla. E questa è la situazione a livello
regionale, regione per regione. Come si vede, tutte le regioni soffrono. La Calabria registra un meno 61% delle aziende nel confronto tra i due censimenti, quindi in 10 anni, tra il 2000 e il 2010 la Calabria ha perso il 61% delle aziende con castagneto da frutto e il 40% delle superfici, ma anche le altre regioni non stanno meglio. Vediamo la Campania, che è la principale regione produttrice di castagna da frutto in Italia, ha perso il 50% delle aziende e una riduzione più contenuta del 13% delle superfici. Allora, vediamo com'è la Calabria, come si colloca la Calabria a livello nazionale per quanto riguarda le superfici e le aziende. Diciamo che siamo tra le prime 5 regioni, le più importanti regioni produttrici a livello nazionale. Pesiamo per il 16% delle aziende e per il 17% delle superfici. Prima di noi ci sono Campania e Toscana, dopo vengono il Piemonte e poi a lunga distanza Lazio ed Emilia-Romagna. Quindi dal punto di vista di aziende e superfici comunque siamo una regione che a livello di castanicoltura da frutto pesa, siamo importanti. E infatti anche ai tavoli castanicoli la Calabria aveva il suo peso nelle decisioni prese a livello dei tavoli, perché appunto è una regione importante da questo punto di vista. Ma com'è la nostra castanicoltura da frutto? La castanicoltura da frutto è condotta da aziende di piccola dimensione. L'80% delle aziende e il 40% della superficie hanno una classe di superficie tra 0 e 5 ettari, quindi piccole aziende agricole. Infatti la superficie media investita a castagneto da frutto è di 2 ettari, quindi abbiamo piccole aziende castanicole. L'83% del lavoro svolto nell'azienda con castagneto da frutto è lavoro familiare, il 67% dei conduttori ha un'istruzione fino alla scuola media e il 57% dei conduttori ha più di 60 anni d'età. I castagneti si collocano sopra i 500 metri, il 70%, e hanno le caratteristiche di aziende di montagna. Infatti il 40% della superficie è investita a prati e pascoli. Questa tabella ci dice la produzione raccolta di castagne nelle principali regioni castanicole negli anni 2004-2008. Non è che non esistono... Ci sono quegli anni 2004-2008 perché l'Istat non rileva più i dati sulla produzione castanicola. Però, e quindi anche dal punto di vista della ricerca, bisognerebbe puntare a ripristinare le ricerche sulla produzione di castagne. Comunque possono essere rappresentativi di un periodo in cui non c'era il cinipide del castagno e quindi possono essere abbastanza realistici. Cosa ci dicono questi dati? Innanzitutto guardiamo l'ultima colonna, la resa media. C'è una resa media espressa in tonnellate per ettaro molto bassa e quindi la nostra castanicoltura, la castanicoltura italiana, una castanicoltura di tipo tradizionale, estensivo, con basso utilizzo di input meccanici e input di utilizzo di mezzi tecnici. Guardiamo invece la differenza tra le regioni per quanto riguarda il prezzo medio euro per tonnellata e si vede una grossa differenza per esempio tra Calabria e Campania oppure Piemonte. Perché ci sono queste differenze tra i prezzi? Perché le singole regioni, la differenza tra i prezzi dipende da diversi fattori. Innanzitutto in Campania ci sono i marroni, quindi Campania e Piemonte, quindi il maggiore valore unitario dei marroni di tipo casentinese. E poi la qualità della produzione raccolta. Quando i prezzi sono più bassi c'è una elevata percentuale di bacato. E poi da come viene organizzata la raccolta, tutta la filiera, l'organizzazione di raccolta, lavorazione e distribuzione del prodotto, quanto passaggio fa la castagna dal produttore fino al consumatore. Dove c'è un'offerta molto frazionata, quindi tanti piccoli produttori che non si associano tra di loro, si inseriscono gli intermediari nelle diverse fasi della filiera. E in Calabria sono necessari da 3 a 4 passaggi della castagna dal produttore fino al consumatore finale. In Campania la filiera è stata accorciata, per cui
tutte le fasi sono integrate, il produttore fa anche il trasformatore e anche commercializza, e quindi il valore aggiunto percepito dal produttore ovviamente è più elevato, e quindi si trasforma in un prezzo più elevato percepito dal produttore di castagna. Campania e Piemonte sono le più importanti regioni italiane per quanto riguarda la trasformazione e commercializzazione della castagna. Infatti l'Italia è tra i principali esportatori di castagna, ma le regioni che esportano sono solo Campania e Piemonte. Allora, questa tabella ci dice, guardate le ultime due linee, righe, reddito lordo e remunerazione del lavoro familiare. Sono un bilancio di un'azienda castanicola nelle varie regioni, sulla base dei dati RICA. I dati RICA sono dei dati rilevati sempre dal mio centro, che però riguardano le aziende di grandi dimensioni. Sono un campione particolare delle aziende castanicole, quelle che hanno una superficie, non sono piccole aziende, per esempio in Campania hanno 12 ettari, in Toscana arrivano a 33 ettari. Nonostante questo, la differenza tra il reddito lordo e la remunerazione del lavoro familiare, se fate la differenza, quella differenza in alcuni casi è negativa, come in Piemonte e in Toscana, ma laddove è positiva, il margine che rimane è talmente basso che non permette al castanicoltore di investire in azienda. Quindi sono aziende che non possono programmare investimenti per il futuro. E nonostante siano grosse aziende, quindi immaginate le aziende con più piccole, con meno ettari. La castagnicoltura italiana però presenta, come dicevamo, un'elevata biodiversità. In Italia esistono sicuramente 350 varietà di castagne e 90 di marroni, che sono state censite in un recente studio del MIPAF che ha pubblicato l'Atlante dei fruttiferi autoctoni italiani. E presentano nomi diversi che rappresentano i luoghi di origine, una cultura, ma anche caratteristiche peculiari loro che le rendono uniche. E in letteratura esistono studi scientifici che dimostrano anche differenze nelle caratteristiche chimiche tra le diverse varietà. Pertanto, per rendere competitiva la produzione nazionale, si potrebbe per esempio puntare sui prodotti trasformati come la farina e caratterizzarli a livello locale, perché la castagna Arturo dal punto di vista chimico mi produce una farina o un prodotto derivato o in se stessa fresca, ha caratteristiche diverse dal punto di vista chimico da una castagna Buscio di Bettizacca, da una castagna Anzerta, e quindi bisognerebbe valorizzare anche questa biodiversità che poi si trasforma in diverse qualità delle castagne. E la biodiversità castanicola si trasforma anche in castagne a marchio doppio IGP. A livello europeo noi siamo la nazione che ha più marchi doppio IGP. Su 25 marchi doppio IGP a livello europeo, 16 sono italiani. Quindi dobbiamo difendere questo nostro patrimonio identitario. E questo grafico ci dice le esportazioni di castagne italiane. Allora, guardate la linea rossa e soprattutto guardate la linea blu. La linea blu sono le importazioni di castagne dell'Italia. La linea rossa sono le esportazioni di castagne dell'Italia. Che succede alla linea blu? Ad un certo anno, tra il 2010 e il 2011, che succede? Le importazioni hanno un picco. È arrivato il cinipide. Noi eravamo esportatori netti di castagne, eravamo i maggiori esportatori europei di castagne. Dopo la Cina eravamo i primi esportatori di castagne mondiali. A causa del cinipide c'è stato un crollo della produzione e quindi abbiamo per forza dovuto importare per sostenere le imprese trasformatrici di Calabria, di Campania e Piemonte, che non avevano più materia prima per far andare avanti le loro industrie. E questa è la situazione. La cosa positiva è che però a partire dal 2015 comincia un andamento decrescente, altalenante, con picchi positivi e negativi, però l'andamento è decrescente. E quindi significa che piano piano la situazione del cinipide si sta rientrando. Perché in Calabria si sente di meno? Perché il cinipide è arrivato dopo e quindi ci vogliono più anni perché la situazione rientri. Però appunto, come poi vi spiegherà Vincenzina, c'è un effetto moltiplicatore, per cui è più veloce da noi la ripresa rispetto a quello che è stato in Piemonte, perché appunto si è intervenuti e c'è un effetto moltiplicatore da questo punto di vista.
Questo è quello che dicevo prima. Allora, nel primo grafico ci sono le quantità importate, i maggiori paesi importatori nel periodo 2000-2010. L'Italia neanche esisteva, dove era l'ultimo tra i paesi importatori. Invece, guardiamo nel 2011-2017, l'Italia è il primo paese importatore mondiale di castagne. È cambiato completamente la situazione. Sotto invece i grafici ci dicono le quantità esportate, sia nel periodo 2000-2010 che nel periodo 2011-2017. Nel 2000-2010 l'Italia era il secondo paese esportatore di castagne dopo la Cina, parliamo di un paese enorme, con quantità enormi di castagne. Nel 2011-2017 ci supera il Portogallo addirittura, come quantità esportate. I principali paesi verso cui esportiamo sono la Germania, la Svizzera, la Francia, gli Stati Uniti d'America e l'Austria. Importiamo soprattutto da Turchia, Spagna, Grecia, Portogallo. E allora come deve essere la caratteristica per una politica per la castagnicoltura sostenibile? Non deve essere emergenziale, non si deve intervenire sulla castagnicoltura solo quando ci sono emergenze, quando c'è il micinipide, quando c'è il fungo, quando c'è un'emergenza da affrontare. Bisogna valorizzare la Castanea sativa Miller, cioè le nostre varietà locali. Bisogna migliorare la produttività e quindi appunto è interessante l'ultimo intervento, perché bisogna fare una frutticoltura, una castagnicoltura come una frutticoltura con rese migliori, no? In modo da migliorare la redditività dell'azienda. E poi bisogna promuovere, nel nostro caso, l'associazionismo tra i produttori. E si tratta di un approccio culturale e il CREA, insieme all'ARSAC, insieme al centro, all'Università di Torino, insieme al Centro di Documentazione del Castagno del Professor Bellini, ha pubblicato un ebook per i ragazzi che si chiama Lady Castagna, per avvicinare proprio i ragazzi ai temi legati al mondo castanicolo in maniera gioiosa, ma con il rigore della ricerca scientifica. E per esempio in questo ebook troverete anche i castagni monumentali, c'è anche il castagno del cielo di Cerva. La scheda è stata scritta da Antonio Scalise, del castagno del cielo, su questo ebook. E ci sono dei giochi, insomma, i ragazzi si possono anche divertire a giocare con il mondo della castagna. E poi bisogna valorizzare non solo la produzione di castagne, ma bisogna valorizzare anche il consumo di castagne, perché la castagna è uno scrigno di valori nutrizionali eccezionali. Guardate il confronto tra farina di castagne e altre farine. Guardate per esempio al potassio, quanto ne contiene la castagna per 100 grammi di prodotto, farina di castagna, e quanto ne contiene altro tipo di farina. Guardate il ferro. Guardate le proteine, insomma la castagna è uno scrigno di valori nutrizionali che vanno valorizzati, anche perché la castagna è gluten free. Io ho finito e vi ringrazio per l'attenzione, grazie mille. Grazie dottoressa Castellotti. Nel frattempo sono sopraggiunti il dottore Scalise dell'ARSAC, il dottore Scalzi e il professor Beccaro, che sono arrivati, che invitiamo al tavolo della Presidenza, il professor Beccaro. Allora sì, l'intervento di Tatiana ha dato un quadro della castanicoltura calabrese, in effetti ha proiettato l'immagine, quella slide sulle doppie IGP. Ecco, una delle cose che dicevamo con i colleghi, il dottore Petrillo e il dottore Palpo che sono in sala, è che in effetti in questi anni siamo riusciti a far avere come gruppo di lavoro ARSAC l'IGP sul limone di Rocca Imperiale, che ha meno storia della castanicoltura calabrese, anche la cipolla, e sul castagno presente da frutto, nonostante ci siano delle varietà che sono le quantità soprattutto che sono potenzialmente potrebbero approdare a un IGP o una DOP, questo poi lo vedremo. A Giacco Scalista l'avevamo affrontato 10 anni fa, però io penso che i tempi sono maturi per affrontarlo di nuovo, questo discorso della valorizzazione del castagno. Ora c'è anche l'avvocato Elia che ha preso la dirigenza al settore 6, che si occupa anche delle doppie GP, di conseguenza affronteremo questo discorso anche in seno alla regione, perché in effetti
Sì, no, ha parlato prendendo appunto della, hai perso il suo intervento emozionale prendendo proprio sul castagno di Cerve e sul vissuto prendendo in famiglia anche della castanicoltura, quindi è una cosa che secondo me possiamo affrontare. Quindi passo la parola adesso a Scalise sulla biodiversità del castagno e il tuo intervento. Pare che ci sei tu presente adesso. Sei sopravvissuto, se tu vuoi riposare, se no parla. Buonasera a tutti, grazie per essere presenti, grazie a tutti i castanicoltori che ho visto che stanno arrivando alla spicciolata malgrado il tempo brutto, grazie comunque pure a chi non è castanicoltore ma che comunque arriva a F5. No. E niente, io vi parlerò delle problematiche fitosanitarie del castagno, perché con molti di voi ci siamo incontrati e ci siamo conosciuti soprattutto in occasione del problema del cinipide, che in ordine di tempo è uno degli ultimi problemi che si è presentato per la castanicoltura calabrese, non solo. Praticamente io mi sento, vi guardo in faccia, che preferisco guardarvi in faccia. Allora, dato per scontato che la castanicoltura è una risorsa fondamentale per la montagna, questo l'abbiamo detto, ridetto, e chiaramente la gestione di questa risorsa, mi preme dire che deve essere necessariamente una gestione legata alla sostenibilità, perché non si può intervenire diversamente in un castagneto. E quindi tutta la gestione delle problematiche fitosanitarie del castagno va inquadrato in un'ottica di sostenibilità. Allora, il castagno negli ultimi due secoli si è dovuto confrontare con gravi avversità. Il mal dell'inchiostro, diciamo, è la problematica storica. A metà dell'Ottocento, del 1800, già abbiamo dovuto fare i conti con questa malattia, che è una malattia causata da un fungo, come lo è anche il cancro della corteccia del castagno, che, diciamo, ha fatto il suo esordio nel 1938. L'ultimo in ordine di tempo che veramente ha scosso il mondo della castanicoltura è l'arrivo della vespa cinese, che in Italia è arrivata nel 2002 in provincia di Cuneo, mentre qua da noi in Calabria è arrivata nel 2009. Comincio da quest'ultima perché di questa mi sono occupata più di tutti. Vi ho detto, in questi anni molti di voi li ho conosciuti proprio a seguito dell'arrivo di questa vespa cinese. Praticamente questo piccolo insetto da noi è arrivato nel 2009 ed ha fatto scattare l'emergenza cinipide, perché ha infestato tutti i castagneti della nostra regione, come aveva fatto già in altre regioni italiane a partire dal 2002, ed ha portato a ridosso del 2014-2015 ad un azzeramento quasi della produzione. Vi ricordate che non si trovava nemmeno una castagna nel castagneto, manco a cercarla con lumicino. I sintomi non sto a dirveli perché li conoscete ormai meglio di me: la presenza di queste galle rotondeggianti che compaiono in uno o due settimane dopo il germogliamento della pianta primavera, questa situazione che può interessare interi germogli e quindi arresto del germoglio, che può compromettere pure lo sviluppo fogliare e quindi conseguentemente le capacità fotosintetiche della pianta, quindi problemi serissimi. La pianta era tutta intristita, era veramente traumatico entrare nei castagneti. Noi siamo partiti col controllo biologico, perché è l'unico modo per approcciarsi a questo tipo di problematica, nel 2012, agganciandoci ad un progetto nazionale del Ministero. La Regione Calabria, il Servizio Fitosanitario della Regione Calabria, ha predisposto un progetto che è stato finanziato dal Ministero e praticamente è partita la lotta biologica nella nostra regione.
Pure di questo vi dirò ben poco, perché ormai la conoscete tutti, sapete come si è intervenuto, praticamente rilasciando nei nostri castagneti un insetto antagonista, il Torimus sinensis, che è pure esso di provenienza esotica, cioè è originario pure dell'Asia, perché è appunto lì è sorto il problema. Dalla Cina era originaria il cinipide, eppure questo insetto che lo contrasta è originaria di quelle latitudini. Praticamente noi dal 2012 abbiamo rilasciato nei castagneti di tutte le province calabresi questo insetto. Si è intervenuto pure con l'impegno profuso da singoli castagnicoltori. Io qua vedo per esempio Antonio Molinaro o lo stesso Santino che abbiamo già nominato prima, Santino di Amendola di Mendicino, che si sono fatti loro stessi promotori di raccolta di fondi tra i castanicoltori per poter intervenire con rilasci ancora più massicci rispetto a quello che facevamo con i fondi regionali e ministeriali. Per farla breve, che cosa è successo? Nel corso degli anni noi siamo andati avanti con questo rilascio di insetti utili fino praticamente allo scorso anno. Io quest'anno già ho sconsigliato di procedere a rilasci perché ce n'era già tanto di Torimus nei castagneti che era del tutto inutile, quindi solo pochissimi in pochissimi posti si sono fatti i rilasci. Che cosa è successo? La situazione, come si vede, è nettamente migliorata. Sicuramente ancora non abbiamo raggiunto la situazione di partenza, cioè antecinipide, però sicuramente c'è un netto miglioramento, che i primi segnali positivi li abbiamo visti pure da noi. È vero che poi quest'anno non abbiamo avuto la risposta con la produzione di castagna, però voglio dire, non tutto il male lo fa il cinipide, perché comunque la scarsa produzione che si è registrata quest'anno è dovuta ad andamento climatico particolare. Sapete le temperature che ci sono state nel periodo della fioritura, e quindi quello che ha compromesso pure l'allegagione, e quindi purtroppo siamo sotto questo gelo, quindi dobbiamo fare i conti con i vari le varie vicissitudini climatiche. Comunque sicuramente segnali positivi li abbiamo potuti riscontrare tutti quanti, se non altro vedendo come la pianta è tornata di nuovo, diciamo, a rivestirsi di foglie, no? E quindi non essere più in quella situazione che avevamo avuto negli anni passati. Quindi questo ci porta a dire che il Torimus sinensis è stato ed è efficace anche in Calabria, si è dimostrato efficace come lo era stato anche in altre realtà castanicole dove era stato utilizzato prima di noi. Quindi la cosa che noi abbiamo riscontrato dal punto di vista, non sono solo parole, voglio dire, quelle che sto dicendo, ma sono suffragate da che cosa? Dai riscontri fatti in campo sui livelli di parassitizzazione. Praticamente questi sono alcuni dati che risalgono alla scorsa primavera. I livelli di primavera, cioè veramente in inverno l'anno scorso abbiamo raccolto queste sulle galle secche, è venuto fuori questo livello di parassitizzazione in alcuni areali che noi abbiamo monitorato. Chiaramente vedete che è variabile il livello di parassitizzazione, però sicuramente possiamo dire che in tutti i castagneti della Calabria, anche in quelli dove non sono stati effettuati dei rilasci, adesso c'è l'insetto utile, perché quello si sposta e colonizza anche altri ambienti diversi da quelli dai quali è stato rilasciato. Vedete, all'interno vedete, queste sono quelle galle secche che in questo momento per esempio si trovano sulle piante. Andandole a sezionare vengono fuori quegli insetti che vedete lì, sono tutti insetti buoni, non sono cinipidi, cioè quello terribile, sono tutti larve di Torimus, cioè dell'insetto utile che sta facendo guarire i nostri castagni. Questa è la situazione che invece abbiamo verificato nella tarda primavera, qua siamo ai primi di giugno. Vedete, queste mani, queste dita non sono le mie, ma sono quelle del professore Alma, che è venuto i primi di giugno qua da noi. Il professore Alma è l'esperto il maggiore esperto, diciamo, della problematica del cinipide dell'Università di Torino, che ha seguito questo, anche per conto del Ministero, il contrasto al cinipide. Quindi vedete, già nel mese di giugno l'insetto utile aveva già operato la parassitizzazione, è l'insetto utile che si trova nella galla e che ha già parassitizzato il cinipide.
quindi la larva di cinipide, quindi sta facendo il suo lavoro. Quindi per questo posso dire che il discorso del cinipide si sta avviando a soluzione. I tempi sono stati quelli previsti da 6-8 anni, come era in linea con quello che diceva la scienza, diciamo così. Però che cosa è successo? Quelli che avevo nominato prima come problematiche legate alla castanicoltura, cioè il cancro e il mal dell'inchiostro, che sono invece malattie causate da funghi, in questo periodo in cui la pianta si è debilitata fortemente a seguito dell'attacco del cinipide, hanno rifatto capolino, non erano mai scomparse del tutto, però erano, diciamo, più o meno sotto controllo. Invece che cosa è venuto fuori? Sulle piante debilitate, sia il cancro corticale, sia, vedremo più avanti, il mal dell'inchiostro, stanno creando dei problemi. E l'effetto del cancro corticale, causato appunto da questo fungo, che penetra attraverso le ferite. Badate bene, ferite che non necessariamente devono essere ferite fatte con una motosega, pure le ferite che si fanno quando c'è una grandinata violenta, quando c'è una pioggia intensa, micro lesioni permettono la penetrazione del fungo. E che cosa porta questo fungo? Praticamente si sviluppa un micelio che si espande sulla corteccia e provoca queste aree depresse con questa colorazione rossastra che avete avuto modo di... Insomma, questo credo che lo conoscete tutti. Io vi faccio vedere adesso una serie di immagini giusto per richiamarvele alla memoria. Questi sono i picnidi del fungo, cioè le fruttificazioni del fungo che si rilevano sulla corteccia arrossata e che avete avuto modo di vederlo. Vedete, sugli alberi adulti si formano questi corpi fruttiferi rosso-arancione che si possono osservare ad occhio nudo tranquillamente. Scortecciando vediamo che sotto la corteccia, tra la corteccia e il cambio, c'è questo micelio che è di colore crema giallastro a forma di ventaglio. Questa fessurazione della corteccia e spesso quando c'è la presenza del cancro vengono fuori al di sotto della ferita causata dal fungo questa produzione di rami affastellati, sono i rami epicormici che si trovano alla base del cancro. Questa, diciamo, è la parte negativa, però già da tanti anni nei castagneti è comparso il cancro ipovirulento, cioè una forma non mortale, diciamo così, del cancro che si è differenziata in natura e che praticamente è importante verificare se è presente nei castagneti e in linea di massima è presente nei nostri castagneti. E cosa fa questo cancro benigno, diciamo così, che è importante che lo conoscano bene i castanicoltori e i potatori quando si accingono a fare le lavorazioni nel castagneto. Perché? Perché questo cancro attacca sì la pianta, si forma questo, vedete, forse si vedeva meglio con la luce spenta, questa desquamazione, però è nerastra, non è rossiccia come quell'altra, non ci sono questi rametti epicormici e praticamente questo cancro col passare del tempo cicatrizza. E quindi la pianta non muore, resta questa sorta di manicotto, però la pianta non muore. E quindi possiamo dire che in tutti i castagneti c'è il cancro e in tutti i castagneti c'è il cancro ipovirulento. È vero che in questi ultimi anni sembra che abbia preso di nuovo il sopravvento quello maligno, perché la pianta era debilitata, però visto che la pianta si sta riprendendo... possiamo ipotizzare che continuerà, diciamo, ad avere la meglio il cancro benigno. È importante comunque come si gestisce poi il castagneto avendo la presenza di questi cancri benigni e poi chiaramente sempre tener conto che quando si interviene con operazioni di potatura è sempre buona norma proteggere queste superfici di taglio e intervenire in determinati periodi dell'anno. L'altra problematica che vi dico molto velocemente è quella del mal dell'inchiostro, che è ancora più insidioso del cancro della corteccia, è più antico come problematica fitosanitaria, perché vi ho detto è comparso a metà dell'Ottocento e praticamente si chiama in questo modo perché dalla parte colpita, che è praticamente la zona a ridosso del colletto, la parte bassa della pianta, viene fuori un essudato nerastro che è simile all'inchiostro, anche con un odore
piuttosto intenso. I sintomi quali sono sulle piante? Foglie ingiallite, più piccole, ricci presenti nella parte alta dei rami che restano appiccicati alla pianta pure durante il periodo invernale, disseccamento della chioma, imbrunimento alla base del fusto e questa fuoriuscita di essudato. Sto tornando indietro, sono un po' cacata. E poi che cosa? Se noi andiamo a osservare la parte bassa della pianta a livello del colletto, si notano queste macchie a fiamma, praticamente queste macchie imbrunite alla base del tronco o delle grosse radici. Questo vi ho detto, è una malattia causata da un fungo, stanno scritto là i nomi, ma non mi sembra il caso di entrare più che nello specifico. I sintomi iniziali sono appunto la presenza di queste foglie ingiallite piccoline e questi ricci che restano attaccati nella parte alta della pianta, nella parte iniziale. In uno stadio più avanzato invece molti rami e molte branche cominciano a disseccare e la parte apicale appare completamente spoglia. L'altra cosa che mi premeva dirvi è che la malattia si diffonde attraverso le acque di scorrimento superficiale, quindi molto spesso si nota la presenza della malattia, cioè di piante malate, lungo il percorso delle acque di scolo, dei canali, perché si propaga appunto con quest'acqua di scorrimento, quindi lungo le strade rurali, lungo i tracciati forestali e così di seguito. Quali sono le buone pratiche? Facilitare chiaramente il drenaggio e la canalizzazione delle acque di scorrimento superficiale e evitare i ristagni e la saturazione del suolo e seguire lavorazioni leggere così in modo tale che il terreno non sia compattato, evitare di bruciare foglie e radici. Questa cosa non va fatta nemmeno in presenza nei castagneti dove abbiamo fatto i rilasci dell'insetto utile, ma perché bisogna non bruciare foglie e radici? Perché comunque foglie e radici vanno ad aumentare la sostanza organica presente nel suolo e questa è una cosa importantissima per contrastare pure questo tipo di problematica. E poi perché comunque bisogna arricchire sempre il terreno di sostanze organiche e non privarlo, quindi queste operazioni che noi facciamo di solito, prima della raccolta, sta bruciatura di foglie, di ricci, non fa bene, quindi bisogna evitarla. Si raccolgono, si mettono da parte, si raccolgono in andane e poi si lasciano lì a marcire, ed andranno così ad arricchire poi il terreno di sostanza organica. È una buona pratica proprio per un uso sostenibile del suolo e per una gestione corretta del castagneto. Velocemente un'altra problematica con la quale abbiamo fatto i conti l'anno scorso. Vi ricordate l'anno scorso durante l'estate pioggia a tutto spiano? Temperature sempre basse, comunque molta piovosità. Che cosa è venuto fuori? E quindi pure l'anno scorso c'è stato questo problema legato pure ad una scarsa produzione. Le piante già a fine agosto avevano perso quasi tutte le foglie perché erano state attaccate da questo fungo, sempre un altro fungo che si chiama la terza, la microsferella. Praticamente noi in dialetto volgarmente diciamo la nebbia, le castagne si sono annebbiate. E che cosa succede? Le foglie presentano delle macchioline, prima bruno rossicce, successivamente poi disseccano e cadono precocemente. Anche i ricci diventano rossicci e possono cadere precocemente. Ecco qua un'altra immagine, sono presenti, vedete, sulle foglie delle macchioline circolari che su alcune foglie che io ho messo lì a fare da scenografia alla mostra ci si notano facilmente. E questo diciamo grosso modo le problematiche che riguardano la pianta. Adesso andiamo un attimino ad esaminare velocemente le avversità legate ai frutti. Diceva prima nella sua presentazione Tatiana che il prezzo delle nostre castagne è basso anche per l'alta incidenza di bacato e adesso noi in questi ultimi anni oltre a fare i conti con il bacato, quindi dovuto a cidio o balanino come vi farò vedere più avanti, ma stiamo facendo i conti e conti molto pesanti con le muffe legate alla presenza di funghi che noi ci ritroviamo nei frutti.
Velocemente vi faccio vedere delle immagini, muffe dei frutti che possono essere dovute a vari tipi di funghi, il penicillium, l'aspergillum, vi faccio vedere soltanto le foto per essere più veloce, le muffe verdastre da penicillium, quelle che vanno sul giallino dell'aspergillus, poi c'è il nerume che è dovuto a un altro fungo che si chiama ciboria. E poi abbiamo quella invece, una mummificazione bruna che è dovuto al fomopsi. E fino a qua, diciamo, sono le muffe, quelle classiche, per capirci, quelle che avevo studiato pure io all'università, no? Ecco che ce le ritroviamo spesso nei castagneti. Però abbiamo avuto un nuovo new entry, questa nuova specie fungina che attacca il castagno, la castagna, e che è lo Gnomognopis. Praticamente questo fungo che è presente pure sulla, ormai è presente pure sulla pianta, e poi va durante il periodo della fecondazione, penetra nel riccio e praticamente va ad attaccare la castagna dall'interno, quindi poi visivamente sembra buona, però quando si va poi si passa più nel corso della non mi viene la parola, della conservazione, praticamente si assiste ad una mummificazione, prima bianca, e prima diventa bruna veramente la castagna, e poi c'è questa mummificazione, quindi questo marciume che viene anche chiamato marciume gessoso, ed è un grosso problema, ed è un grosso problema che sta interessando anche quegli ibridi euro-giapponesi che noi vi abbiamo pure esposto lì, e che in questi anni in cui c'è stata la problematica del cinipide hanno spinto molti castanicoltori a sostituire i nostri ecotipi, e lì ne abbiamo solo una piccola porzione di quello che è il patrimonio castanicolo regionale, perché quest'anno abbiamo detto non ci sono state tutte presenti tutte le varietà. Però che cosa è successo? Che molti castanicoltori, alcuni sono pure qua, hanno sostituito le vecchie varietà con questi ibridi euro-giapponesi, perché uno di questi ibridi euro-giapponesi, cioè la Bush de Betizac, era tollerante cinipide galligeno del castagno. Ebbene, però uno di queste, la Bush de Betizac, è sensibilissima a questo tipo di muffa, e quindi voglio dire, non è che si è risolto granché, anzi secondo me non si è fatto una grande opera, e questo fungo ce lo siamo riportati dentro nel periodo in cui abbiamo fatto le importazioni di castagne, quando da noi non c'erano, non da noi in Calabria, in Italia non c'erano, e quindi si sono importati da altri paesi esteri, e ce lo siamo riportati dentro, perché il problema di questi nuovi parassiti e di nuovi patogeni che sono alle porte, lì per entrare, è un problema reale. Visto questi scambi commerciali, la globalizzazione porta anche questo, quindi su questo dovremmo stare attenti. I danni di questo fungo si notano pure sulle foglie, attaccano pure le galle del cinipide, le fanno marcire, e addirittura all'inizio, i primi anni in cui è arrivato il cinipide, si pensava pure che forse si poteva intervenire con questo tipo di fungo per contrastare il cinipide, no? Mi ricordo il professore Paparatti di Viterbo che studiava sta cosa, che poi si è fermato chiaramente questo studio, perché si è visto il grosso danno che provoca sul frutto, e quindi non avremmo risolto niente. Quindi che cosa fare in questi casi? Arieggiare la chioma, quindi per evitare questi ristagni di aria e di umidità che sono causa dello sviluppo di malattie fungine, raccogliere i frutti con molti passaggi, quindi non lasciarli stare a terra, perché i marciumi prendono il sopravvento. Ho finito perché so che sono già andato oltre. L'altro problema era quello del bacato, causato soprattutto da cidie. Le cidie sono queste farfalline che fanno vari tipi di danno. Diciamo, questa qua è la tortrice precoce delle castagne, la Pammene fasciana, è quella, diciamo, tutto sommato meno pericolosa. Nella migliore delle ipotesi, quando c'è l'attacco, cadono precocemente sti ricci. Però non cadono chiaramente tutti, mentre quella che crea tantissimi problemi soprattutto in ambiente meridionale, quindi qui da noi, è quest'altra cidia, quest'altra farfallina. Noi spesso nella castagna ci ritroviamo, vedete, la forma larvale che rende praticamente le castagne poi non commercializzabili.
E quest'altra è un'altra, la Carpocapsa delle castagne, Ocidia splendana, crea pure parecchi problemi, può causare anche il 50% di perdita della produzione. Quindi con queste bisogna in qualche modo intervenire. In alcune regioni italiane intervengono con dei prodotti fitosanitari, cioè con dei prodotti chimici, che in qualche modo riescono a tamponare il danno, non a risolverlo completamente, però sicuramente non è proponibile una cosa del genere in un contesto dove noi abbiamo rilasciato adesso l'insetto utile che si deve insediare e deve fare tutto il lavoro per contrastare il cinipide. Sembrerebbe è un controsenso. Quindi, per cercare di contenere questo tipo di parassiti, cosa bisognerebbe fare? Chiaramente mantenere una biodiversità, ho messo io qua nel bosco perché fa sempre bene, e poi praticamente inoculare il terreno con dei nematodi entomopatogeni. Questa cosa noi l'abbiamo fatta in un'azienda di Mendicino, perché praticamente si fa questa irrorazione al terreno con questi nematodi, e questi nematodi vanno a distruggere le larve di queste cidie, che una volta che hanno bucato la castagna poi escono fuori dalla castagna. È difficile che voi ci trovate dentro il vermetto che ci trovate dentro, spesso, mo ve lo faccio vedere, è un altro, non è quello delle farfalline ma è quello di un coleottero, il curculionide, e praticamente quando vanno nel terreno passano lì l'inverno. Questo trattamento, che è un trattamento biologico, praticamente devitalizza queste larve, oppure l'impiego di trappole a feromone per la cattura massale, oppure trappole a feromone per confondere, diciamo, e evitare l'accoppiamento tra maschio e femmine. E poi chiaramente è utile comunque posizionare anche dei nidi artificiali per ospitare uccelli insettivori che si mangiano queste larve. L'altro problema legato agli insetti che attaccano i frutti è questo qua, il balanino. La larva la conoscete tutti, l'insetto è questo, vedete che c'ha questo lungo rostro, e la larva si riconosce perché è a forma di C. E le castagne si riconoscono perché sono più leggere, sono bucate questi, e non c'è questo rosume che invece lo troviamo spesso quando c'è la cidia. E niente, che cosa si può fare? Sempre inoculazione del terreno con questi, no, qua sono tornati indietro, praticamente raccogliere e distruggere le castagne cadute prematuramente, e poi per le larve svernanti si può fare lo stesso trattamento che si fa con le cidie, oppure si può utilizzare anche un fungo, sempre per una lotta biologica, che è la Beuveria bassiana, che cerca di controllare, diciamo, gli adulti, quindi l'insetto adulto, il balanino. Finisco dicendo che devono essere messi in atto una serie di misure per migliorare lo stato fitosanitario del castagneto. Non si può intervenire solo andando in una direzione. Sicuramente i castagneti vanno gestiti meglio, perché parliamoci chiaro, gli insetti, i funghi arrivano da tutte le parti, va bene, però noi i castagneti li abbiamo abbandonati pure prima dell'arrivo del cinipide. Questi castagneti erano abbandonati, diceva bene l'avvocato, venendo qua, tanti castagneti abbandonati, tanti castagneti che non sono più gestiti come si devono, qua e in tante altre parti della Calabria. Chiaramente quindi bisogna perfezionare, ho scritto io, diffondere una nuova cultura nella gestione dei castagneti, quindi anche con concimazioni, potature adeguate, sistemazione del suolo per favorire questo sgrondo dell'acqua. Sicuramente noi dobbiamo fare la nostra parte, cercheremo di farla ancora di più, perché vi saremo a fianco nelle azioni di informazione e di divulgazione. Ma sicuramente la cosa che mi preme dire è che la difesa da tutte queste avversità dovrà essere sempre impostata a criteri di sostenibilità ambientale ed economica, e si deve inserire in una gestione rispettosa degli equilibri naturali e dell'ecosistema castagneto. Grazie. Passo la parola direttamente. Innanzitutto porta i saluti,
Scalisi, di una persona che era stata pure invitata a partecipare, il professore Grassi, che ha declinato per motivi di salute, adesso però ha lasciato prendere un saluto per tutti che adesso leggerà. Io la mia presentazione non la faccio perché abbiamo fatto un miracolo. Abbiamo portato il professore Beccaro di Torino, che ci ha fatto la grande cortesia di venire in Calabria perché abbiamo necessità di dare impulso a questo settore. Quindi io parlerò pochissimo per cedere la parola a lui, perché a noi ci vedete sempre, quindi Tatiana, Vincenzo, gli diceva il professore Beccaro, dice se non arriviamo ci sono due colleghe bravissime che riescono a fare tutto. Però a questo punto è meglio cedere la parola a lui, perché abbiamo bisogno di stimoli, anche perché che noi vi raccontiamo tutte queste cose. Se noi, anzi, pure chi va a potare il castagno, lo va a potare ogni 5-6 anni, non serve a nulla. Negli impianti tradizionali almeno ci dovremmo andare una volta all'anno a potare, invece noi una volta all'anno andiamo lì solo per raccogliere il frutto, l'8 settembre andiamo sfalciati, poi raccogliamo il frutto se c'è, se non c'è rimandiamo al prossimo anno, non tagliamo nemmeno le feci. Quindi voglio dire, una persona che voglio pure nominare, che l'ho visto, è il professore Rocco Mafica, che è stato un ispiratore di questo convegno. Io lo inviterei a dire due parole dopo. Perfetto. Allora vi leggo subito la lettera del professore Grassi, che qui c'è stato. Purtroppo non è potuto venire, però ci ha lavorato da circa 30 anni qui, e quindi lui con affetto avrebbe voluto essere qui. E vi leggo quello che ha scritto. Intanto lui è già ricercatore dell'Istituto Sperimentale di Frutticoltura, poi direttore di sezione del CREA. Saluti i presenti, scusandomi per non poter partecipare all'incontro odierno, che mi avrebbe anche consentito di salutare amici e colleghi che stimo e lodo. Della castanicoltura e dei castanicoltori calabresi ho ottimi ricordi. In Calabria lavorai sul castagno dal... Il professore Grasso purtroppo non sta tanto bene, quindi è chiaro che Antonio si sente coinvolto in prima persona. Quindi ci provo io. Allora, della castanicoltura e dei castanicoltori calabresi ho ottimi ricordi. In Calabria lavorai sul castagno dal 1975 al 2003, soprattutto con tecnici e divulgatori, in modo continuo col dottor Antonio Scalise, ma anche con Molfese, Scalzi e altri, con Pavone, che è un collega che adesso è andato a Napoli, e con il gran capo del Corpo Forestale Regionale, il dottor Antonio Garcea, che veramente ha fatto pure tanto per il castagno. Ricordo con piacere tanti operatori di questa regione con cui feci sopralluoghi, incontri tecnici e studi. Permettetemi oggi di esprimere chiaramente una mia convinzione. Molte ricerche da noi effettuate in Calabria hanno portato risultati importanti, tuttora riscontrabili in molte pubblicazioni effettuate dopo convegni e incontri tecnici che svolgemmo. Gli argomenti che affrontammo con maggiore successo furono quelli della costituzione della collezione nazionale delle cultivar di castagni da frutto, biodiversità, lì abbiamo un esempio. Raccolta, descrizione e confronti fra tutte le varietà da frutto coltivate in Calabria. Lotta al mal dell'inchiostro, Phytophthora cambivora e Phytophthora cinnamoni. Il dottor Scalise inventò un metodo di lotta assolutamente più efficace e meno inquinante di quello esistente. Il professor Gennaio Cristinzio confrontò molte varietà e molti antiparassitari utilizzabili. Della potatura tradizionale al metodo illustratoci da Bas Raffaele di Cuneo, seguì quello di Grassi. In Calabria, inoltre, ammirai ed imparai moltissime razionali attività castanicole, qui in uso plurisecolare. La salvaguardia di piante da frutto antichissime, oltre 500 anni di età, è tuttora in piena produzione. L'importanza e l'opportunità della potatura estiva delle piante di castagno da frutto, ma anche la conversione degli impianti legnosi a impianti da frutto e tanto altro.
auguro a voi tutti di salvaguardare anche panoramicamente la ricchezza botanica e sociale di questa pianta importante, storicamente e anche attualmente molto importante. Giorgio Grassi. Il professor Beccaro è una promessa della castanicoltura, è una punta dell'iceberg della ricerca italiana, è molto impegnato e io gli vorrei fare un paio di domande. Una è questa: secondo me per lo sviluppo della castanicoltura è necessario fare nuovi impianti affinché si possano distinguere sia il castagneto tradizionale che ha servizi ecosistemici, la multifunzione del castagno, al contrario dei nuovi impianti, che è una cosa completamente diversa. Guardate, come si gestisce l'impianto tradizionale, quello dei nuovi impianti è completamente diversa, però ci sono dei punti in comune. Quindi io gli vorrei chiedere qual è la differenza tra l'uno e l'altro, e poi parlare un po' della mostra. Perché vi mostriamo questa mostra? Le colleghe sicuramente ne avranno parlato, pure la Tatiana, che è molto attenta sul settore castanico. Noi abbiamo introdotto questi ibridi. Sappiate che gli ibridi non sono né castagne né marroni. E come vi faccio un esempio, è come la mela golden, no? Noi mangiamo la mela golden, invece c'è l'annurca, c'è il limone, ci sono mele straordinarie che ci possono dare redditi straordinari. Allora, qual è la cosa che... se noi coltiviamo gli ibridi euro-giapponesi, mangeremo solo ibridi e non conosciamo la mamma, la pompa, l'anserta, la rigiola, i marroni. Voglio dire, perché mostriamo quelle cose? Perché noi dobbiamo coltivare le nostre castagne che si sono acclimatate da mille anni. Da mille anni. Il castagneto vive da milioni di anni, però viene coltivato da 2000 anni. L'hanno fatto gli umani. Poi l'hanno fatti i monaci basiliani sulle nostre terre. I primi anni del Novecento si producevano milioni di quintali di castagne. Ditemi una coltura che produce milioni di quintali di frutto, solo il castagno. Ma siamo arrivati al punto che il castagno è stato abbandonato. Allora noi sentimmo il dovere. Io mi ricordo quando Grassi ci siamo conosciuti, ci ha massacrato di lavoro fino alle 2 di notte. Ho detto: invece di fare volontariato in Africa, lo faccio in Calabria. Ci siamo messi questa croce sulle spalle e abbiamo raccolto il germoplasma calabrese. E ne siamo orgogliosi, perché è lì che cerchiamo di difenderlo. Vi passo il professore Beccaro. Buonasera a tutti. Carico solo qualche fotografia, così mentre parliamo è più piacevole la discussione. Eccoci qua, con qualche fotografia è sempre più bello parlarsi. Beh, innanzitutto grazie al dottor Antonio Scalise, all'ARSA, al Comune per l'invito, è davvero un piacere essere qua, soprattutto a imparare delle cose dal lavoro che è stato fatto da Giorgio Grassi e che è stato portato in Calabria. E poi per il rapporto di amicizia che c'è anche da tanti anni tra il Piemonte e la Calabria. Uno degli elementi in comune è proprio il castagno. Il castagno e di questo parliamo questa sera. Raccolgo subito l'invito di Antonio Scalise. Si parla tanto di castagno in questo momento, è un momento in cui a livello mondiale proprio si parla tanto di castagno e se ne parla non tanto per la poesia che associamo al castagneto, i ricordi del legati alle castagne, all'infanzia, eccetera, ma per un motivo molto più banale, più prosaico, perché il mercato del castagno è un momento
mi spiace non aver seguito la relazione della dottoressa Castellotti, però è in un momento a livello internazionale in cui sta dando molte soddisfazioni a molti paesi, forse molto più che non all'Italia, che è un grandissimo importatore di castagne, e le importazioni italiane stanno aumentando sempre di più. Ma cosa succede a livello internazionale? Perché lo guardiamo? Perché se non guardiamo quello che succede a livello globale, proprio su questa cultura sta succedendo tantissimo, poi anche a livello locale, quindi qua dove siamo noi, certe scelte magari possono essere orientate da quello che succede. Succede fondamentalmente questo, che ci sono in tanti paesi tradizionali ancora i castagneti tradizionali che vengono mantenuti, coltivati, che hanno un sacco di problemi. La dottoressa Scalzo ci ha elencato un sacco di problemi, che sono problemi reali, enormi, che schiacciano gran parte della castagnicoltura europea, non soltanto l'Italia, ma anche la Spagna, anche il Portogallo e molti altri paesi. Poi a fianco di questi castagneti abbiamo in realtà molti nuovi impianti che sono quelli nella fotografia che si vede a destra, che non sono solo purtroppo ibridi oro-giapponesi, ma sono ad esempio anche tanti marroni. La superficie più grande di marroni al mondo attualmente è in Cile, in Sud America, dove coltivano 1.000 ettari di kiwi, 1.000 ettari produttivi, come quelli della fotografia. Poi vi farò vedere altri impianti di varietà italiane, sono marroni appunto, adatti alla canditura, che già finiscono alle industrie italiane che candiscono le castagne. Alcune delle maggiori sono situate nel nord Italia, l'Agrimontana, Gruppo Illy, Benchi importano già tutti castagne e marroni dal Portogallo e dal Cile. E allora, se si guarda questa realtà è come sta evolvendo, in realtà è anche molto più complessa, quando si va in giro nei diversi momenti in cui questi attori, coltivatori, commercianti, grossisti di castagne si confrontano, si vede che la prospettiva in realtà è abbastanza complicata, abbastanza complessa. Non vi faccio vedere tanti dati, più che altro per ricordare, tenere traccia degli argomenti. A settembre c'è stato un grande convegno internazionale in Portogallo in cui ci si è fatto una domanda: ma c'è davvero bisogno di coltivare più castagne a livello mondiale? Perché a livello mondiale di castagne se ne fanno già tantissime, sono più di 2.300.000 tonnellate. Ma in realtà la domanda che è venuta fuori è un'altra. La domanda è: chi è che sta importando più castagne? Come sono cambiate le cose nel tempo? Le cose sono cambiate, stanno cambiando in questi termini, che l'Italia, che è uno dei maggiori coltivatori di castagne, produttori di castagne, è in realtà il maggiore importatore di castagne a livello mondiale. E da chi è che importiamo castagne? Ne importiamo sempre di più dalla Cina e dal Sud America e dal Portogallo. Ma la terza domanda è, sempre poi arriviamo alla realtà locale, però sempre per guardare cosa succede intorno, ma che cosa importiamo? Perché se sostituiamo le castagne che la mamma, la riggiola, l'anzerta, eccetera, con castagne, così come tante varietà di castagne, di importazione, in realtà non è una sostituzione proprio equa di materia prima, non è proprio equa, perché se dal Cile importiamo i marroni che servono per la canditura, sempre più spesso dalla Cina importiamo un'altra specie, che è castagna mollissima, e sempre più spesso ci sono richieste da parte dei carabinieri forestali di fare delle perizie sulle partite di castagne che arrivano in Italia, sono commercializzate. La settimana scorsa su una partita di marrone del Castel del Rio tagliata con castagna mollissima. In questo caso si fanno delle analisi genetiche sulla pellicina interna e si riesce a capire che cosa fa. Quindi c'è un problema anche qualitativo legato a quello che si sta commercializzando.
lo stato dei castagneti tradizionali è già stato in parte anche benissimo descritto dalle relazioni dalla relazione che ho seguito, ma sicuramente anche dall'altra. A livello europeo lo stato dei castagneti, non soltanto in Italia, ma a livello europeo in generale, in Spagna, in Portogallo, in Francia, il livello qualitativo degli impianti è molto basso, è molto basso. E questo è dovuto alle malattie, è dovuto al cambiamento climatico, è dovuto al fatto che l'età media dei castagneti è molto alta. In gran parte dei castagneti coltivati, tradizionali coltivati, siamo a un'età media che supera il secolo, quindi stiamo raccogliendo ancora quello che è stato fatto 50 anni fa, 100 anni fa. Non c'è stato per un grandissimo periodo nessun rinnovamento. E questo è unico nel periodo, un evento unico nella storia del castagno, perché non era mai successo che per un secolo, per mezzo secolo... Quindi fino adesso non avete sentito niente, no? Meno male. Quindi vuol dire che per lo stato in cui versano i castagneti andremo, e sono produzioni molto attendibili, arrivano dai diversi paesi, arrivano dall'Italia, dal Portogallo, eccetera, eccetera, a produrre 60.000 tonnellate. 60.000 tonnellate è niente, è molto al di sotto della soglia del consumo dell'Europa stessa. Quindi che cosa si è chiesto? Si è chiesto in Europa di investire in 40.000 nuovi ettari di castagneto, nuovi impianti, recupero, innesti, in tutti i maggiori paesi castagnicoli. Italia, Francia, Spagna, Portogallo, eccetera. Qualcuno sorride e dice, ma chi lo sa se l'Europa investirà? No, forse un invito che verrà raccolto nei nuovi PSR, nella nuova programmazione. Erano presenti anche quelli che i PSR gli scrivono, la direzione dell'agricoltura dell'Unione Europea, e si sono impegnati a riconoscere il castagno come una specie strategica per le nuove politiche comunitarie. Di qui a che lo facciano non si sa, però è un passo che per il castagno, anche in questo caso, è storico, molto importante. Tra l'altro, nella slide vedete quello che è uno stato medio di un castagneto del nord Italia sull'Appennino piemontese, in questo caso. Andiamo più avanti, ci siamo bloccati. Eccolo qua. In quell'occasione, proprio la scorsa settimana, ho fotografato questo che è stato fatto vedere dai francesi, dove fanno vedere lo stato dei castagneti medio in Spagna, in Francia, lassù in Portogallo, in Italia, in Turchia, e poi sotto le superfici che stanno crescendo coltivate a castagno in Cile, in Cina, in Corea del Sud, in Giappone. Sono sistemi diversi. Stiamo parlando di due cose completamente diverse. Stiamo sostituendo ciò che era tradizionale, ciò che ha 100 anni, con le importazioni che arrivano da un sistema che è tutta un'altra cosa, che è un frutteto, non è più il castagneto tradizionale.
In Piemonte è stato fondato nel 2005 un centro di ricerca dedicato proprio alla canicoltura e molta della ricerca che viene fatta si concentra proprio su questi due sistemi. Da un lato il recupero del tradizionale, perché non sta scritto da nessuna parte, parlavamo mentre venivamo qua di questi nuovi impianti, ma voi nel Nord Italia andate in giro dicendo che il castagneto deve essere fatto come un frutteto, deve essere fatto come... Assolutamente no, noi siamo per portare avanti in Piemonte dove lavoriamo i due modelli, i due modelli culturali, quindi recuperare dove si può e dove si riesce il modello tradizionale, ma a me piaceva di più l'altro di microfono. Il modello tradizionale in cui deve essere portata per l'innovazione, perché non si può continuare a coltivarlo come anni. E questo lo fanno, tutti lo stanno facendo, a partire dal problema generazionale. Il problema generazionale deriva dal fatto che il castagnetto funziona, rende, nei contesti di funzione rende, ce ne sono in Italia, anche i giovani vanno a fare anche i castagnetti, magari non solo i castagnetti, anche. Tanti, sia in Italia che in Spagna. La caratteristica della cultura di fatto di altri paesi europei è la cultura. Perché? Tatiana, avevi presentato sicuramente dei dati, detto tu, tirate in mente. È molto più alto che altri paesi europei. E questo anche.
Allora bisogna portare innovazione nella gestione, sia del vecchio che del nuovo. E l'innovazione passa sicuramente per tutto quello che ha detto la dottoressa Scalzo, ovvero una gestione sostenibile, attenzione alle malattie. Passa anche attraverso un rinnovo che sia un rinnovo studiato, ovvero un rinnovo della cultura a livello di visione proprio della cultura stessa. Se io vado a fare trattamenti sulle ciglia, ma tutto intorno ai miei vicini, degli interventi, tutto intorno ai miei vicini non lo fanno, c'è poco da fare, le ciglia, i balanini, qualsiasi cosa ritorna dal bacino che ho intorno. Quindi quello che si fa, almeno che si sta facendo in altri contesti, è se non altro cercare di fare degli accorpamenti fondiari, di cercare di trovare delle situazioni contigue in cui andare a operare piuttosto che non in mosaici isolati. Vale per le malattie, vale anche per razionalizzare alcune operazioni, potatura, raccolta, eccetera, eccetera. Quindi magari andare a individuare un comprensorio piuttosto delimitato con delle persone che magari con un atteggiamento di cooperative, non so se ci siano già delle cooperative o meno, di consorzi, vadano a operare in un contesto molto delimitato. Le potature, voi potate, immagino, no? Ci sono dei potatori? Ma qua sì, no, non ce ne sono. Allora, sulle potature più si vedono diversi modi di intervenire sulla pianta e più si vedono cose diverse, in buona sostanza. Intervenire sulla pianta non è facile e ci sono tante modalità diverse, tante modalità anche sbagliate. Molti dei problemi che si sono avuti in molte castanicolture italiane si sono avuti perché gli interventi di potatura in molti casi sono stati dettati da scuole di pensiero sbagliate. Ad esempio, in molte zone del centro Italia, in molte zone anche del nord-est, si è intervenuto in campagna per molto tempo in questo modo, ovvero con delle vere e proprie capitozzature, o ancora in questo modo, e questo perché? Perché, vabbè, per una concezione sbagliata della potatura, e perché la potatura magari si fa ogni 5 ogni 10 anni, mentre in realtà deve essere una pratica frequente. L'altro grosso problema della potatura, oltre a farla fare a chi, ha una concezione della potatura del castagno, ha un'idea della potatura del castagno, ad esempio il fatto di lasciare le piante troppo filate, che è anche un errore molto comune, quindi vuol dire lasciarle impalcate troppo alte, fa sì che la linfa fatichi ad andare a alimentare le parti più alte della pianta. I frutti di qualità non si fanno in cima a una pianta di 40 metri, si fanno su una pianta più bassa di 40, di 30 o di 20 metri. L'altro grosso problema delle potature per cui possono essere controproducenti è la questione della gestione del taglio, dei mastici. Qua c'è cancro, c'è crifonectria, non lo so, lo sa la dottoressa Scalzo. Ci sono tantissimi nuovi ceppi virulenti di crifonectria che girano. E questo perché ci sono tante piante che girano. Per inciso, nel nord Italia si sta piantando bolos. Bolos è una castagna che arriva dalla Grecia, già impalcata, quindi arriva già la pianta fatta e finita dalla Grecia, viene messa a dimora ed è una castagna, non un ibrido, una castagna sativa che si comporta benissimo negli impianti, lavora benissimo. Insieme a Bolos arrivano gli scolitidi, arrivano nuovi ceppi di crifonettere, quindi di cancro, eccetera, eccetera. Come trattare i tagli? Uno dei prodotti più validi è Cerafix, che usate anche voi. Ancora nel tempo, facendo diverse prove, è ancora uno dei prodotti che si dimostrano essere tra i più validi. In tante zone dove il cancro non è più un problema perché c'è l'ipovirulento, i tagli non si chiudono. Non si chiudono perché non sono un problema. Io non so se vado troppo a per le lunghe.
Il reinnesto, tipico della campagna, il reinnesto in chioma, quindi il reinnesto fatto molto alto. Qua lo fate? No. Non è una pratica particolarmente buona per la chioma della pianta. Non è particolarmente buona perché tutti quegli innesti fatti così alti tendono poi, hanno un attacco molto debole e tendono poi a sfociare. Quindi buono se non lo fate. Il rinnovo, reinnesto succeduo, ottimo, ottimo. C'è già l'apparato radicale bello fatto, pronto, spinge molto, spinge bene. Nei luoghi dove c'è, appunto, dove sono delle buone cultivar da reinnestare, ben venga. Una potatura fatta bene, voilà, una potatura fatta bene, sono qualche taglio di ritorno, qualche speronatura per ringiovanire l'albero, un po' abbassata la chioma, perfetto. Una potatura fatta bene fa raccogliere le castagne l'anno successivo alla potatura. Una potatura fatta male fa sì che per due anni, un anno, due anni, tre anni non si raccolgano castagne. Questa è già una differenza indicativa. Nuovi impianti, dove e come? Non in un contesto montano, non in un contesto dove non c'è acqua, perché servono gli impianti di irrigazione, non solo con gli ibridi, perché si fanno ormai anche con i marroni. Questo ad esempio è un impianto in Australia, è marrone, marrone della Val di Susa, quindi marrone piemontese. Questo è un impianto nel Cuneese fatto di nuovo con marrone. In questo caso ciò che si fa è cambiare il portinnesto. Se abbiamo poi ancora tempo vi dico due parole sulla questione del portinnesto. Allora, vuol dire che hanno bisogno, in contesto montano si valorizza benissimo con un castagnetto tradizionale, in buona sostanza. Qui abbiamo bisogno di meccanizzarlo, quindi non dipendenze eccessive, non pendenze eccessive perché dobbiamo meccanizzare, presenza di acqua, ma in pressione, in modo da avere un impianto di irrigazione, perché di irrigazione per scorrimento, in questi pianti qua non è mai una buona soluzione, ci portiamo dietro la fitoftora, asfissia radicale, eccetera, eccetera. Quindi, non un contesto montano, se in montagna abbiamo degli appezzamenti pianeggianti, con l'acqua, meccanizzabili, accessibili, si può fare. Sì. Quindi, brava dottoressa Scalzo che mi hai dato il... ha approfondito la cosa. Marrone, di nuovo. La forma d'allevamento. Boh, fusetto. Marrone tipico italiano, questo. Qua siamo in Cile. Allevato a fusetto, quindi una forma ad asse singolo. Una reinterpretazione della cultura del castagno. Funziona? Sì, funziona, perché è già ampiamente collaudata, meccanizzata. Questo sul portinnesto da seme. Adesso arriviamo anche alla questione del portinnesto. Qui, a destra, vediamo bolos, quindi castagna sativa. A sinistra, bush de Betisac, la riconoscete perché ha questo portamento un po' più chiuso, un po' più colonnare. Hanno un portamento molto diverso, naturale, e questa foto è bella perché vi fa vedere come sullo sfondo, laggiù in prospettiva, ci sia una montagna dove i castagnetti sono deperiti, non si vede benissimo, ma è tutto marrone. Quindi abbiamo il castagnetto tradizionale sullo sfondo collassato, siamo nella pianura piemontese di nuovo qua, e invece a valle e in pianura la castagnicoltura moderna che si avvantaggia del deperimento, del collasso delle superfici tradizionali. Non è una bella foto per il significato che ha, è una foto perché ci fa vedere, ci presenta una realtà.
La questione cui accennava il dottor Scalise è, vado un po' veloce, questa, il portinnesto. Allora, nei nuovi impianti, e non solo nei nuovi impianti, anche negli impianti tradizionali, in tanti contesti, si utilizza già, è una realtà, il portinnesto clonale su castagno. Vale a dire che se noi siamo abituati da secoli a fare il castagno piantando la castagna e andandola a innestare, invece come nella frutticoltura maggiore, ormai sono disponibili tanti diversi portinnesti clonali anche per il castagno. Che caratteristiche hanno questi portinnesti? Hanno queste caratteristiche perché in Portogallo stanno facendo tutte le piante su questi portinnesti qua? Perché sono resistenti al mal dell'inchiostro, e questo è un vantaggio enorme, perché il mal dell'inchiostro sta arrecando dei danni enormi alla castagnicoltura. Sono omogenei, quindi abbiamo tutte piante uguali, e soprattutto quando bisogna fare un impianto nuovo simile a un frutteto, avere tutte le piante uguali è un grandissimo vantaggio. Se ho le piante innassate sul seme, ho delle piante molto diverse in quanto a sviluppo. Hanno un effetto nanizzante. Può interessare l'effetto nanizzante nei contesti di pianura, intensivi, dove ho disponibilità di risorse. Nei contesti dove ho bisogno di un apparato radicale forte, il portinnesto clonale non va bene, perché il portinnesto clonale ha poca radice, è poco vigoroso. Sono tolleranti anche al cancro, quindi presentano numerosi vantaggi. Per contro hanno appunto questi svantaggi, questi difetti legati alle esigenze idriche. Dove uso questi portinnesti devo bagnare in sostanza. Sono compatibili con i marroni? Sì, sono compatibili con i marroni, alcuni sono compatibili con i marroni, in particolare uno, un clone CA07, che si sta producendo in diverse parti d'Europa, in Francia, in Italia, lo produciamo in Nord Italia. Funziona molto bene, è difficile da moltiplicare, però in questo caso io non scenderei nei dettagli, perché magari c'è qualche vivaista tra di voi. Sì, magari poi parliamo della propagazione di questi portinnesti, però sono molto difficili da propagare, per cui gran parte dell'impegno della ricerca si concentra su come facilitare la propagazione di questi portinnesti anche con l'illuminazione LED, eccetera eccetera. Qui vedete in questa immagine a confronto delle piante sviluppate nell'immagine centrale su portinnesti clonali, sono le ultime, su portinnesti da seme sono le prime, quelle vicino al muretto, le prime a destra, le altre su portinnesti clonali sono quelle molto più basse, hanno la stessa età, però si vede già in questa fase come portinnesto clonale siede la pianta e abbiamo una pianta nanizzata che va tanto bene per fare questi impianti fissi. Si arriva fino a 550 piante all'ettaro, ovvero gli impianti più densi sono impianti che hanno 3 metri di distanza sulla fila per 8 metri tra le file. Con l'intenzione, quello che vi ho fatto vedere prima di Volos, eccetera, a 4 metri per 8, con l'intenzione di fare dei sesti dinamici. Chi ha cominciato a fare il sesto dinamico con questa intenzione 15 anni fa, con Bush e Betisac, sta ancora mantenendo un sesto di 3-3,5 sulla fila per 8. Le piante sono molto chiuse, ma Bush e Betisac ha un portamento colonnare e quindi non sono ancora state diradate. C'è molta discussione sul fatto, ovviamente chi preme per fare questi sesti fissi sono i vivaisti, ovviamente, perché insomma, mettere 550 piante all'ettaro per un vivaista è conveniente. C'è molta discussione sul fatto che siano o meno convenienti, non c'è però uno storico anche relativo alla convenienza nel fare queste operazioni.
Sull'impianto di 4 anni che vi ho fatto vedere prima di Volos abbiamo una produttività di 13 kg per pianta quest'anno di frutto. Impianto di 4 anni, 13 kg per pianta quest'anno, che sono tantissimi, di frutti di ottima pezzatura. Arrivati a questo punto il produttore si è già pagato la pianta. Di secoli. Domanda da 100 milioni di dollari. Gli impianti più vecchi di ibridi, che sono quelli del dottor Bassi, hanno circa 30 anni e sono ancora produttivi. Non c'è la cultura della potatura, non c'è la cultura della potatura nemmeno su questi impianti. Le prime prove le stiamo facendo con tagli di ritorno e tagli di speronatura per stimolare la vegetazione all'interno della pianta e riportare vicino al tronco la produzione. L'età media stimata per adesso è di una trentina di anni. Abbiamo finito, dobbiamo finire. No. È molto interessante, però devo andare per altri impegni. Grazie di tutto, saluto diciamo tutti i presenti. Bon, poi vado a concludere anch'io, se c'è qualche domanda discutiamo. Comunque sì, l'investimento va fino a 550 piante per ettaro circa. Qua vedete appunto altri nuovi impianti. C'è una gestione che è quella del frutteto e quindi gli interventi principali sono a livello di fertilizzazione, una fertilizzazione a base di calcio in prefioritura, favorisce il post-raccolta e anche la resistenza a Pneumoniopsis, è stato ormai appurato. Trattamenti col tebuconazolo in fioritura, si usa la chimica, anche questo contro la Pneumoniopsis. Nel frutteto si usa la chimica. A livello qualitativo purtroppo è molto più facile fare qualità in un impianto fitto in un frutteto che non in un castagneto tradizionale dove giustamente bisogna scendere a dei compromessi. Però quello che da valorizzare sarebbe proprio il valore intrinseco del compromesso, dell'utilizzo non della chimica ma di altre strategie. Quanto fertilizzare, anche in questo si sono fatti molti passi da gigante, ovvero quanto letame dare per pianta, quanto letame dare per pianta, non deve essere una misura spannometrica, a seconda di quanto si raccoglie, dell'analisi del terreno, di quanto si raccoglie, ormai si sa che se io raccolgo 10 tonnellate per ettaro di castagne sto andando a togliere dai 15 ai 20 kg di azoto per ettaro. E di lì in poi mi calcolo tutto quanto. Anche nel castagneto tradizionale ci deve essere un piano di fertilizzazione, come in un frutteto, perché è un frutteto. Quindi, quando tolgo i ricci, quando tolgo le castagne, vado a dare in compensazione. Poi sulla gestione dei ricci anche ci sarebbe tantissimo da dire. Vi faccio vedere solo per questo, poi chiudo, che è un lavoro fatto con Carlo Pirazzoli, economista di Bologna, che ha calcolato ad oggi qual è il costo di produzione in Italia, in diversi contesti, euro al chilogrammo della... ne hai già parlato tu per caso o no? Nel castagneto intensivo e nel castagneto tradizionale. Il costo di produzione è altissimo, se guardate questa slide, perché parte da 1,30 euro e va fino a 1,80 euro, 1,90 euro al chilo. Tanti di voi diranno, ma io magari le vendo a 70 centesimi, costo di produzione di 1,30 euro. Questo incorpora io non sono un economista, ma gli interessi per l'utilizzo del capitale fondiario, quindi del terreno, i costi aziendali, la quota di ammortamento, la remunerazione del lavoro, di chi raccoglie, quindi del proprietario, di chi coltiva, eccetera, eccetera. Il dato di fatto però qual è? Il dato di fatto è che sull'intensivo
ho tutto sommato dei costi abbastanza costanti, sull'estensivo, sul tradizionale ho dei costi molto variabili a seconda dei diversi contesti. In pratica l'intensivo, funzionando come un frutteto, mi garantisce nel tempo, anche da un punto di vista economico, una maggiore resilienza ai cambiamenti climatici, alle malattie, eccetera, eccetera. Quindi questa era la riflessione fatta. Ed era anche interessante vedere il payback period, ovvero dopo quanto tempo tornano indietro i soldi che ho investito per fare un nuovo impianto, e questo interessa chi ovviamente investe tanto in frutticoltura. A seconda del prezzo al chilo a cui vendo i frutti, ipotizziamo 2,50 euro, dopo una decina d'anni, 11 anni, 15 anni, si stima che l'investimento fatto per la realizzazione del castagneto intensivo sia ritornato indietro, e quindi la restante vita del frutteto vada a costituire un ricavo netto del castagnicoltore. Io non direi più molto, non direi più niente, se non che abbiamo una rivista che si chiama Castanea, dove ci sono degli aggiornamenti tecnici periodici sulla castanicoltura. Se vi interessa potete andare sul nostro sito, che è centrocastanicoltura.org, e la ricevete gratuitamente. È una cosa in cui tanti diversi colleghi si impegnano ogni 2-3 mesi. E poi chi ha piacere di venire a fare un giro in Piemonte, questo non c'entra niente, può venirci a trovare, siamo a Cuneo, nel Cuneese, e quindi sarebbe bello anche organizzare, magari, chi lo sa, Antonio Scalise, un qualche scambio tra Piemonte e Liguria, tra Piemonte Calabria, l'altro giorno ero in Liguria, scusate, tra Piemonte e Calabria, anche a livello di scambio, no? Di esperienze. C'è una collezione, sì, io non mi sono soffermato, di 150 varietà e 5 diverse specie che usiamo e tormentiamo per fare diverse ricerche e sperimentazioni, anche sulla potatura, ad esempio, sui casi di potatura. Bon, io non aggiungo nient'altro, e se qualcuno ha delle domande, volentieri. Noi giriamo veramente tanto, e ultimamente, negli ultimi 2 anni, giriamo davvero tanto in tante diverse realtà, e se c'è una cosa che viene fuori, che ogni volta che si va in una realtà non è che si porta qualcosa, si porta a casa qualcosa e si impara sempre qualcosa. Io sono sicuro che domani, andando in giro, di cose ce ne portiamo a casa forse più noi, io, relativamente alle cose che imparo da quello che vedo da voi, piuttosto che non quello. È uno scambio, ci deve essere, è utilissimo, e per tanto tempo non c'è stato. Qua siete stati fortunati, perché avete avuto Grassi, avete Antonio Scalise, avete Larsa, in tanti altri contesti sono rimasti molto isolati. Se non ci si parla, altri lo fanno molto di più, i portoghesi, gli spagnoli sono organizzati in consorzi che sono molto forti. Noi ci presentiamo, ci siamo presentati per tanto tempo a questi incontri che si fanno una volta all'anno della rete del castagno europeo, un po' come Regione Toscana, un po' come il commerciante saltuario che arriva dal Lazio. No, quindi se non ci si parla e se non si fa un po' di sinergia su questo, assolutamente no. E quindi certo,
possibilità ce ne sono tantissime di trovarsi come si fa stasera, magari non qua in un castagneto proprio, e di fare delle cose, di scrivere progetti insieme per avere anche dei finanziamenti per fare delle cose, e quindi sì, assolutamente. Poi insomma, qua, i padroni di casa sono loro a... Vincenzina, la padrona di casa, dice lei che cosa ne pensa. Noi qua nel nostro picco una sorta di gemellaggio con dei castanicoltori della provincia di Cuneo l'abbiamo fatta. Abbiamo fatto degli scambi, delle visite di cortesia, diciamo, loro sono venuti qua, noi siamo saliti su. E in effetti io il primo approccio l'ho avuto... sempre grazie tra virgolette al Cinibile, perché ho fatto un corso di formazione, sono salita poi su a Torino per fare una visita guidata che l'aveva organizzata a suo tempo il dottor Bosio del Servizio Fitosanitario Regionale della Regione Piemonte. Quindi siamo andati a visitare quei castagneti dove era arrivato all'inizio il Cinibile, Boves, Peveragno, in tre posti diversi siamo stati, e abbiamo visto credo pure quella zona degradata dove lui spiegava questo degrado dei castagneti per una serie di motivi, insomma, no? Non soltanto di natura fitosanitaria. E poi noi abbiamo conosciuto dei castagneti della zona della Valmongia, con questi abbiamo instaurato dei rapporti, oltre che ormai sono diventati d'amicizia, anche per cercare di scambiare pure buone pratiche. Però sicuramente la valenza di uno scambio e di instaurare un rapporto diciamo duraturo e articolato con un centro, insomma, di studio sul castagno è sicuramente una cosa che a noi fa piacere, perché comunque possiamo poi trasferire realmente, che poi è il lavoro che facciamo noi, le indicazioni corrette per cercare di rilanciare questa cultura, e c'è davvero la necessità, perché c'è tanta gente vogliosa di partire con qualcosa di concreto, qualcosa di innovativo, e quindi penso che si possa instaurare. Noi poi, per quanto riguarda proprio la nostra attività, c'è il collega pure... Fabio, dottore Petrillo, che stiamo cercando pure di dare delle sollecitazioni per una corretta gestione degli impianti, anche per quanto riguarda la potatura, perché non è facile trovare potatori, che sanno potare, e quindi c'è proprio una sorta di alfabetizzazione che va fatta partendo dall'inizio, e quindi ci stiamo provando e siamo pronti ad accogliere suggerimenti da parte di esperti che hanno insomma già fatto esperienza in altre realtà, anche per cercare di intervenire dove conviene intervenire nei nostri castagneti tradizionali. Chiaramente non sempre è conveniente, non sempre si può fare, e quindi ben venga questa collaborazione. Credo che noi la richiederemo a gran voce, nel senso cercheremo di formalizzarla pure per come si deve formalizzare, e quindi non soltanto limitarci a queste cose, a questi incontri che sono secondo me importanti, però magari sono episodici. Se il rapporto diventa duraturo e si struttura meglio, si può rispondere a un'esigenza reale in maniera più appropriata, no? Il professore Mafrica è invitato a intervenire. Grazie, buonasera a tutti. Innanzitutto complimentarmi con gli amici dell'ARSA per questa bella iniziativa, di cui credo che il territorio calabrese se ne potrà giovare tantissimo. E poi ringraziare il professore Beccaro, direi, che praticamente ha attraversato tutta l'Italia per essere qua, e complimentarmi per la sua relazione, perché credo che abbia... aperto nuovi scenari per la coltivazione del castagno, perché diciamo in Calabria, diciamo, da quelle che sono le mie conoscenze, io non mi occupo specificatamente di castagno, ma purtroppo in Calabria si coltivano tante specie arboree e quindi, diciamo, mi occupo di altre cose, però diciamo quello che ho potuto
verificare in questi anni, diciamo, che la Calabria ha grande potenzialità castanicole, lo dimostra, diciamo, lo dimostrano le sue produzioni, diciamo, e soprattutto, diciamo, quello che ha fatto negli anni passati. Il problema, diciamo, è una castanicoltura obsoleta che non è saputo rinnovarsi, diciamo. Quindi vengono applicati, nonostante lo sforzo che fanno gli amici divulgatori, diciamo, non è che poi qua, diciamo, ci sono delle evoluzioni delle tecniche culturali. Poi questo ricco patrimonio genetico, che è una ricchezza, molte volte diventa una palla al piede, perché, diciamo, la produzione di castagne calabrese è una produzione molto eterogenea, cosa che il mercato moderno non vuole. Quindi, diciamo, è una ricchezza però che va saputa, secondo me, sfruttare, cioè individuare all'interno di questo patrimonio 3, 4 cultivar, 5, magari diversificandoli in funzione del tipo di produzione, e poi puntare su quello. Poi un'altra cosa che a mio avviso serve, diciamo, perché il calabrese è notoriamente alla testa dura, lo posso dire essendo calabrese, nessuno si offende, perché avere degli impianti pilota potrebbero aiutare moltissimo lo sviluppo di questa cultura. Io penso che le strade da intraprendere per rilanciare questo importante settore sia questo, diciamo, individuare nell'ambito del patrimonio genetico autoctono un numero limitato di varietà da distribuire ai vivaisti, perché in questo momento anche chi vuole impiantare varietà autoctone trova difficoltà a trovare le piante. E quindi, diciamo, poi magari, diciamo, studiare bene le combinazioni con i portinnesti clonali e realizzare sul territorio un po' di campi sperimentali, perché il territorio calabrese è un territorio strano da un punto di vista, è un territorio che può sembrare con molte montagne, ma in realtà sono altipiani. Quindi superate, diciamo, una quota, io mi riferisco per esempio al territorio spromontano, arrivate a 700 metri, 800 metri, poi trovo le pianure. E quindi, diciamo, è un territorio che potrebbe ospitare, diciamo, impianti, diciamo, moderni, diciamo, diciamo, con una castanicoltura moderna. Ed è questo, ti chiedo, diciamo, pubblicamente, diciamo, una mano d'aiuto, perché, diciamo, noi a Reggio non abbiamo le conoscenze, io sono onesto, nel senso, noi non abbiamo le conoscenze tecniche e il grado di innovazione che avete voi a Torino. Quindi, diciamo, una mano d'aiuto ci servirebbe tantissimo. Voglio intervenire perché mi guardavo con Fabio Petrilli, è un collega di corso come Vincenzina, e gli voglio bene perché siamo forse gli unici a non essere stati raccomandati. Bisogna dire la verità, ci troviamo per caso. E purtroppo la Calabria è così. Io mi ci trovo per caso, guardate, ve lo posso garantire. E quindi mi trovo. Io, Rocco, volevo rispondere che il professore Beccaro ci deve dare un giudizio su questo. Facciamo attenzione, non è che noi gli impianti tradizionali li lasciamo, perché gli impianti tradizionali sono opere d'arte. Opere d'arte che ha fatto la natura tramite l'uomo, e quelli ce li dobbiamo tenere, perché il castagno è forse una delle poche specie dove non ha bisogno di fitofarmaci. E noi siamo sensibili a questo. Ci mettiamo sul castagno zero fitofarmaci. Allora, noi dobbiamo scegliere una via di mezzo nella programmazione. I vecchi impianti ce li dobbiamo tenere, anche perché ci sono studi dove lo stesso Grassi ha fatto degli studi tempo fa con l'IPRA, dove produce un certo reddito, alla multifunzionalità, e ci teniamo pure ai nuovi impianti dove c'è la castanicoltura industriale. Secondo me i nuovi impianti sono quelli che possono trainare l'evoluzione della castanicoltura. Ma soprattutto deve tornare l'uomo nel castagnetto. Deve tornare l'uomo nel castagnetto. Noi siamo stati al convegno nazionale, ci sono gli svizzeri che hanno fatto quello studio bellissimo, dove hanno intervistato più operatori, e si è visto che i giovani da una certa età in poi, fino a 25 anni, non gliene fregava nulla del castagno. Poi da 35 a 40 avevano intenzione di gestire un castagnetto. Chi voleva gestire il castagneto, 67 anni di Tatiana.
Noi siamo altamente convinti che il nuovo impianto, cioè il castagneto come frutteto, sia una bella frontiera a cui dobbiamo ovviamente ambire, però siamo altresì convinti che insomma, da noi è una superficie importante in termini proprio di copertura di suolo, quindi questo rischio noi ovviamente non lo possiamo cogliere. Però ecco, io una sfida in questa la farei, perché diciamo che sulla frutticoltura, diciamo con l'esperienza magari di Torino che è molto avanzata in questo campo, è chiaro che abbiamo tutti i nostri altopiani che forse sono una cosa in più che voi non avete e che consentirebbero di lavorare in alta quota, anche perché sta alta quota dal punto di vista climatico ormai sta riducendo la sua marginalità, e quindi oggi gli 800-900 metri cominciano a essere come i 600 di 20 anni fa. E quindi questo diciamo che apre una nuova frontiera. Però nel caso del tradizionale, io uno sforzo sul tradizionale mi sentirei di farlo, perché è tutto quanto, sì, gestiamo la potatura in generale e anche come arsa, però questa è una riflessione, io non è che so se come la cosa funziona, però i francesi sono molto bravi in questo, perché che cosa fanno? Loro dalle grandi superfici che non vogliono toccare cominciano a fare una quota di ristrutturazione molto piccola. Hanno fatto le prove modificando il 10, cioè fatto pari a 100 ettari, una superficie che si vuole rinnovare. Cominciamo a fare le prove con il 10% all'anno di rinnovamento, con il 5%, con il 20%, e cominciare a ristrutturare il vecchio. Il vecchio si può ristrutturare. E voi, secondo me, una mancanza. Noi si può fare una cosa che hanno fatto in Francia bella, la ristrutturazione intensiva del vecchio. Allora si parte da un ceduo e si lavora, io poi non so il numero delle piante, non lo so, però cioè, il 300 piante a ettaro si possono riproporre e vedere come funzionano. Si può riproporre una cosa che gli ambientalisti non vogliono, ma cominciamo a mettere proprio forse innestiamo, ma possiamo mettere anche la pianta ex novo. Cioè ci sono tante cose da fare che secondo me, siccome non sono considerate ovviamente economiche, diciamo economicamente sostenibili, non si fanno. Però ecco, noi abbiamo comunque interventi che possono essere, come dire, economici, che si possono affiancare a queste tipologie. Per esempio il Parco del Pollino a noi ci fa proprio ponti d'oro in questo senso, quindi una prova anche del Parco del Pollino potrebbe essere sostenuta economicamente da loro, perché hanno anche una bella zona. Cosa? San Donato rientra completamente nel Parco del Pollino, ma ce ne abbiamo tanti paesi, insomma ci abbiamo 32 comuni in Calabria con zone castanicole. Ecco, forse lì il problema però della pendenza e dell'altitudine sono un problema, ma si possono trovare delle zone fantastiche, anche perché sono poi tutte calcaree, quindi un bel problema sulla qualità poi sarebbe anche risolto. Bah, secondo me sì, a livello di background tecnico ha citato la Francia, a livello generale ce n'è, sulla difesa, il background c'è. Il più avere forse una grande visione, un progetto in cui ci sia veramente una visione che coinvolge i privati, non solo l'ente pubblico, che miri in una direzione. Interventi spot ne sono stati fatti tantissimi anche in questi anni, tecnicamente qualcuno più riuscito, quelli francesi molto ben riusciti. Però qua ci andrebbe proprio un qualche cosa che venga scritto, che coinvolga dall'aspetto tecnico a quello sociale anche, vedere chi se ne occupa, come se ne occupa, il più, esatto, un qualche cosa per un piano d'azione che tenga conto di tutti gli elementi, di cui quello tecnico è uno degli elementi, ma non è il solo, perché poi in definitiva il motivo per cui deragliano, la maggior parte degli interventi sono deragliati, e poi proprio sull'aspetto magari della filiera, di chi commercializza, del fatto che si ha a che fare con dei mosaici, quindi bisognerebbe che qualcuno, l'ARSA, la regione eccetera, magari facessero un tavolo e facessero un disegno proprio di quello che si vuole fare con i privati, piuttosto che non magari degli interventi. Qui c'è l'impianto pilota, ma c'è anche
il consorzio, la cooperativa che viene fatta, che condivide tre strumenti, che condivide cose. Cioè, quello che voglio dire, più delle volte non è sull'aspetto tecnico che si scivola, è proprio sulla visione della filiera che manca. Dall'aspetto tecnico non siamo alla Mazzera, perché a Vecchiarello sono 10 ettari e lì le piante sono alte 3 metri, domani le vedo, vieni con noi e ti faccio, tu non ci sei mai stato, quindi. Ci sono altre domande? La regione, perché ci sono le funzioni regionali anche che hanno ascoltato il tuo invito, grazie, presidente, che sono presenti e che vorrebbero intervenire. Tra l'altro, vedete, siete stati chiamati in causa, perché in realtà, presidente, nella scrittura del PSR, esatto. Confermo che effettivamente nella nuova programmazione si sta discutendo di questo qui e probabilmente si ci potrà sicuramente andare su questo. Certo, l'aspetto economico in questa situazione è un aspetto veramente importante, perché ripeto, sull'abbandono, su tutto quanto il resto, l'uscita è moltissimo. Noi già con questa programmazione abbiamo anche molto spinto sugli impianti ex novo di Castagneto. Non c'è stata una grande risposta, perché continuo a dire, è sempre molto difficile che queste nuove generazioni si incamminino in questi lavori, insomma. È più un discorso quando si parla di nuovi impianti, su impianti di rimboschimento, di piante ad alta produzione, insomma, produttività, cioè. Però voglio dire, sul castagno lo vedrei più un discorso, come si diceva prima, di proprio di piano castagnito, è lì che bisognerebbe riuscire a lavorarci e sarebbe anche molto interessante. E c'è anche molta, l'altra volta eravamo a Bruxelles per una cosa del genere pure, e c'è anche molta recettività in questo campo.